L'Airbus 380, chi non lo conosce e chi non è stato affascinato da questa macchina, e più in generale chi non è stato affascinato dal mondo dell'aereo, del volo in generale. Ed è un fascino che mi ha sempre preso fin da ragazzo e che poi, per mia fortuna, ho coltivato anche per ragioni professionali. E al punto che poi ho installato sul mio computer un simulatore di volo e mi sono divertito moltissimo Penso che un sogno a così giocarci sopra e a volare, seppur virtualmente. Finché mia moglie non mi ha suggerito l'idea, ma visto che sei così appassionato e hai anche una certa all'improvviso competenza derivo dal vento su questo mondo, rapito su questo argomento, pur non essendo io un pilota, e perché non tieni incominciavo un corso a volare. all'Uni3? E così Cielo è scattata questa pazzia di infinito, fare questo corso. volare. Che ha coinvolto fino ad ora una ventina di persone, ma che le ha coinvolte veramente perché sono tutti presi da questa passione, da questo mondo. E il corso che abbiamo ideato è stato da una parte teorico e da una parte pratica. Del sole d'ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva Nella lontano teoria, laggiù. spiegando, seppure a grandi linee, Una musica come avviene il fenomeno suonava del volo, perché un sull'onda. aereo sta per aria, i problemi legati alla navigazione aerea e così via. E poi una parte pratica in cui la gente impara a governare un aereo, ovviamente partendo da aerei più piccoli come un Cessna o un Piper, per poi arrivare a questi giganti dell'aria. E ogni volta, ogni lezione, noi prepariamo una missione da compiere e siccome io sono abbastanza perfido e cattivo, propongo sempre ai miei alunni piloti delle situazioni abbastanza complesse e improponibili, come atterrare in un aeroporto lontano nelle Ande colombiane, oppure nel Nepal, oppure in aeroporti critici come possono essere Saint-Barthélemy o Saba, che è la pista più corta del mondo. Sono 400 metri e in 400 metri si deve atterrare e in 400 metri si deve decollare. Tutta questa serie di sfide, che ciascuno affronta e si misura con queste difficoltà e insieme ci si diverte. Il corso poi è corredato anche da uscite didattiche o anche da lezioni particolari. Io ho ancora contatti con amici ed ex colleghi che lavoravano e che lavorano nel mondo dell'aviazione e che una volta all'anno vengono in sede Uni3 a raccontare la loro esperienza professionale. Oppure visite fuori, diciamo uscite a Volandia o, se è possibile, in qualche struttura aeroportuale. Direi che tutto sommato è un corso molto affascinante che coinvolge le persone e che quindi vi propongo e che magari, insomma, pensandoci sopra potete anche voi far parte della nostra flotta il prossimo anno. Ciao! I piloti della pattuglia Cazzer si addestrano anche in formazione. Qui mostrano un'esercitazione in tandem formata da trainer, l'aereo che sta più avanti e traccia la rotta, e follower, che seguendolo si addestra.
Sì, tu sì. E allora vengo anch'io. Sì, tu sì. Vengo anch'io. Sì, tu sì. Ma perché? Perché? Sì, sì, sì. I piloti delle frecce unitricolori sono sempre in addestramento. Qui un pilota decolla dalla portaerei con l'ausilio della catapulta. Frecce unitricolori volano sempre più in alto, lassù, dove osano le quaglie. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Di Varedo, mi raccomando, tutti al corso di volare l'anno prossimo. A questo punto abbiamo riso, abbiamo visto recitare, ci siamo divertiti, è arrivato il momento di muoversi un po' loro. Vi presento i nostri corsisti di tango.